L'anteprima del nostro telegiornale, apriamo con il calcio ed oltre. Il questore di Napoli ha infatti emesso DASPO per un anno nei confronti di 7 tifosi che nell'incontro Ischia-Pompei entrarono in campo armati di fumogeni, ma anche di una barra metallica. Intanto il centravanti Padin saluta i colori gialloblu. Per quanto riguarda il dopo alluvione, sono stati finalmente approvati e quindi è stato affidato l'incarico per il dragaggio del porto di Casamicciola, lo ha affermato il commissario Legnini in una conferenza stampa questa mattina, nella quale ha dato anche seguito e ha comunicato la emissione di 3 nuove ordinanze. Ancora sulla politica a Forio, con la nuova era del sindaco Stani Verde, ai nostri microfoni Nicola Monti, ex assessore, che dice che bisogna guardare avanti e non girarsi troppo indietro. Ed infine le immagini di una mattinata particolare dei piccoli alunni della scuola di Buonopane che questa mattina hanno fatto visita alla caserma dei Carabinieri e al municipio di Barano. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata, una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie, la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico ad Ischia in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano, per la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La Raspata, specialisti del freddo. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Deliziosi cookies di New York in un cremoso gelato alla panna ricoperto da croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi. La Raspata, telefono 081 90 27 56, www.laraspata.it. Thank you.
Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità. Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Ischia Pompei, emessi 7 DASPO. Il questore di Napoli ha emesso il provvedimento della durata di un anno in riferimento alla gara interna del 19 marzo. Intanto il centravanti Padin saluta l'Ischia. Alluvione, 3 nuove ordinanze per la ricostruzione sull'isola. Il commissario Legnini ha presentato oggi a sindaci, regione e stampa i nuovi provvedimenti. Un passo avanti a favore di cittadini ed imprese. Forio, Nicola Monti, pronti a governare. L'ex assessore, rieletto in maggioranza con Stani Verde, contesta il paragone con la vecchia politica e guarda avanti. Mattinata da cittadini per gli alunni di Buonopane, mattinata di visita ai locali della caserma dei Carabinieri e al nuovo municipio di Barano. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque, il questore di Napoli ha adottato 7 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, i cosiddetti DASPO, della durata di un anno, nei confronti di altrettanti tifosi che durante i servizi di filtraggio per l'accesso all'impianto sportivo il Mazzella di Fondobosso, in occasione dell'incontro di calcio Ischia Calcio Pompei dello scorso 19 marzo, erano stati denunciate per possesso di artifici in occasione di manifestazioni sportive, poiché trovati in possesso di una barra metallica e di fumogeni. A Casamicciola i vigili del fuoco nel pomeriggio sono intervenuti in piazza Marina per lo stato di evidente pericolo caratterizzato da un pino che ha destato preoccupazione. L'albero inclinato in un lato, all'interno dell'aiuola prospiciente la fermata del bus a pochi passi dal Capriccio, ha imposto ai vigili del fuoco la messa in sicurezza della zona, delimitando l'area di sosta dei bus di linea e delle auto fino all'ingresso delle scale del palazzo municipale. Si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle 12 vittime della frana di 6 mesi fa a Casamicciola la conferenza stampa tenuta questa mattina dal commissario Legnini e dal neosindaco Giosi Ferrandino. All'incontro hanno partecipato tra gli altri il vicepresidente della regione Campania Bonavitacola e tutti i sindaci dei comuni isolani. Nel corso della conferenza il commissario Legnini ha annunciato l'aggiudicazione dei lavori per il dragaggio del porto di Casamicciola ed ha illustrato i contenuti di 3 articolate ordinanze che contengono misure sostanziose in favore di cittadini e delle imprese. 2 di queste ordinanze sono già state emanate oggi, mentre la terza sarà varata nei prossimi giorni. Ascoltiamo quindi il live delle dichiarazioni del commissario Legnini e subito dopo i commenti ai nostri microfoni. Si tratta di 3 ordinanze, dal punto di vista della gestione commissariale, molto importanti, di cui 2 saranno firmate oggi, la terza, per le motivi che dirò, sarà firmato nei prossimi giorni, in particolare spero e penso il 31 di maggio, mercoledì. Le 2 ordinanze che oggi sottoscriviamo, mantenendo gli impegni che abbiamo assunto con i sindaci e con le imprese, le associazioni, le categorie, è quello di prevedere l'indennizzo al 100% per tutte le imprese danneggiate dall'alluvione. Come sapete non è stata emanata fino a questo momento una norma di legge su questo. Io ho assunto la responsabilità facendo leva sui poteri aggiuntivi che mi sono stati conferiti con il decreto Ischia di introdurlo con ordinanza. Potevo spingermi abbastanza anche utilizzando risorse che erano disponibili con le economie del passato, delle gestioni passate, in particolare quelle per l'indennizzo delle imprese terremotate. Riapriamo i termini per le imprese terremotate in modo tale che se qualcuno è rimasto ad oggi non indennizzato arriva prima concediamo alle imprese che aspettano, ma dopo la nuova ordinanza che io feci qualche mese fa, noi abbiamo emanato circa 70 decreti per le imprese nelle settimane scorse per le imprese terremotate, il medesimo indennizzo al 100% per i cittadini che hanno avuto la casa allagata, alluvionata, danneggiata. L'ordinanza contiene un intervento molto, dal mio punto di vista, molto innovativo,
e cioè la possibilità di indennizzare, riparare i cittadini che decidono di riparare, intervenire sui rischi esterni all'abitazione. La seconda blocco di decisioni riguarda l'approvazione del piano di riuso predisposto da SMA Campania, che ringrazio per il documento e per l'attività che sta svolgendo. Spesso ci siamo confrontati, a volte scontrati, lo dico all'ingegner Cirigliano, non so se è presente il presidente Sodano, lo dico al presidente Bonavitacola. Noi auspichiamo una forte accelerazione degli interventi, ma insomma il lavoro si sta portando avanti, si prevede il ciclo del riuso. Leggerete, non mi ci voglio soffermare, il principio è quello che ci siamo detti, esploriamo tutte le possibilità per il riuso sull'isola, ivi compresa la possibilità di fare un'operazione analoga a quella prevista per i massi e per i tronchi, cioè se i cittadini hanno necessità di terreno caratterizzato, riutilizzabile, pulito per interventi, potranno ottenerlo gratuitamente. Noi con alcuni articoli contenuti nell'ordinanza disponiamo l'avvio di nuovi interventi, la progettazione di altri. Si tratta di interventi molto rilevanti che troverete elencati uno per uno. Ne sono 26 in tutto, tra quelli per i quali bisogna avviare la progettazione e quelli che apriranno i cantieri nelle prossime settimane. Soprattutto prevediamo un cronoprogramma molto stringente. Bisognerà riprendere urgentemente, ma SMA ha già disponibilità in questo senso, il discaggio dei massi a monte, la pulitura di tutto ciò che c'è da pulire, degli alvei, di tutti gli alvei devono essere puliti, tutti e per tutti i tratti, e poi altri interventi più impegnativi, compreso alcuni strutturali, che troverete elencati nell'ordinanza. Infine c'era una terza, che era più importante, che riguarda il piano complessivo di messa in sicurezza del territorio di Casamicciola. Si tratta del piano elaborato dai professori, dalle università, dalla struttura commissariale, 133 milioni di euro di investimenti su Casamicciola, più 5 di alcuni interventi che erano stati affidati a SMA, più la ricognizione, solo la ricognizione prevede la legge per gli altri comuni. Perché io oggi non firmo questa ordinanza? Perché l'abbiamo finita ieri, l'altro ieri, è giusto che i sindaci e la regione guardino più attentamente, elenchi interventi e ci suggeriscano se c'è qualcosa da integrare, precisare, cambiare. Quindi oggi consegno ai sindaci questi elaborati, entro martedì mi fate sapere se devo cambiare qualcosa e mercoledì adotterò questa ordinanza. Mercoledì la spiegheremo meglio, perché questo è il caso di capire bene di che cosa stiamo parlando, perché dall'attuazione di questi interventi dipende il futuro dell'isola. Oggi per annunciare tre importanti ordinanze che costituiscono la svolta per la situazione in particolare del comune di Casamicciola. Innanzitutto abbiamo presentato un resoconto puntuale delle molte attività che sono state compiute da 6 mesi a questa parte. Oggi ricade il 6° mese dalla disastrosa frana del 26 di novembre. E poi 2 ordinanze pubblicate oggi, non annunciate, firmate oggi, e un'altra che sarà pubblicata la settimana prossima. Ordinanze che affrontano temi cruciali: l'indennizzo alle imprese e ai cittadini per i danni subiti, i danni di immediata riparazione, quelli più gravi, quelli della zona rossa, ce ne occuperemo nel prossimo futuro, e ulteriori interventi importanti, riduzione della zona rossa, misure che contribuiscono a un'ulteriore accelerazione della messa in sicurezza del territorio, messa in sicurezza che costituirà l'oggetto esclusivo dell'altra ordinanza della settimana prossima, con la quale approviamo finalmente il vero importante piano di interventi strutturali per mettere in sicurezza Casamicciola innanzitutto e poi gli altri comuni dell'isola.
Logico che però con l'approvazione di quel piano poi si dovrà metterlo in pratica. Diciamo che la settimana prossima in realtà inizia un percorso più che finire. Certamente, inizia un percorso, ma già il tratto di strada che abbiamo fatto è molto importante, studi, analisi, valutazione, aver individuato con precisione i 50 interventi, tanti sono solo sul territorio di Casamicciola, da realizzare costituisce un passo, poi la progettazione, la realizzazione. Per salutarla, una cosa che riguarda il terremoto, per quello che riguarda la ricostruzione, abbiamo più volte sottolineato l'importanza da parte dei cittadini nel presentare i progetti attraverso i loro tecnici per fare in modo che vengano presi in esame per cercare di arrivare alla ricostruzione, all'indennizzo, ad un qualche seguito. Quanto secondo lei da questo punto di vista c'è da fare nella direzione di avere la fiducia nei cittadini sull'esame delle pratiche e magari sul buon fine che queste pratiche possano avere? C'è da fare molto perché i progetti sono pochi, occorrono progetti, 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 altrimenti non si ricostruisce. Il Papa lancia un appello per la salvaguardia dell'ambiente e chiede di porre fine a questa insensata guerra al creato. Ascoltiamo l'appello a stare a fianco delle vittime dell'ingiustizia ambientale e climatica, afferma il Papa nel messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che si celebra il 1 settembre. Il Papa chiede di trasformare i nostri stili di vita e aggiunge: pentiamoci dei nostri peccati ecologici, adottiamo stili di vita con meno sprechi e meno consumi inutili, smaltendo e riciclando i rifiuti e ricorrendo a prodotti e ai servizi sempre più disponibili che sono ecologicamente e socialmente responsabili. Ad Ischia sono tanti i turisti arrivati in questi giorni, attratti dalle bellezze della natura, del mare e delle terme, molti provenienti dal nord Italia, nessuno di loro spaventato dalle notizie relative all'alluvione. Alcuni hanno anche deciso di soggiornare proprio a Casamicciola per aiutare le strutture del luogo a risollevarsi dopo i tragici eventi del 26 novembre. Ascoltiamoci. Siete turisti di Roma? Venezia. Di Roma. Io di Trieste, vengo da Trieste. Perché avete scelto proprio Ischia? C'eravamo stati anni fa e ci era piaciuta l'idea comunque di un'isola romantica, di un posto dove le persone sono cordialissime e simpatiche. Devo dire che abbiamo fatto bene. I ricordi sono stati superati dai giorni che stiamo passando qui, veramente molto molto piacevoli, oltre alla natura e al mare che sono bellissimi. Perché si mangia, si beve, si fischia. Quanto tempo vi intratterrete? 5 giorni purtroppo. Però ci siamo già ripromessi di tornare a breve, magari in autunno, e rimanere un po' più di tempo. 15 giorni, fino al 4 di giugno. 15 giorni. Di più, 15 giorni. Un ciclo di cure fangoterapiche di 12 giorni. Quali sono i luoghi dell'isola che preferite? Allora, sicuramente il mare, ma Ischia è anche l'Isola Verde, quindi stiamo apprezzando veramente le bellezze che avete, boschivi di verde, veramente ci piacciono tanto e ci stanno rilassando tanto in questi giorni. Allora, oggi facciamo il giro dell'isola con il battello e poi ci fermiamo a Sant'Angelo, prendiamo il gelato e facciamo un'ora di sosta. L'isola mi piace perché è varia. E quindi andiamo ai Maronti, andiamo a Forio, andiamo un po' dappertutto, però io preferisco Porto. Non vi siete fatti influenzare dalla notizia dell'alluvione? Anzi, al contrario, abbiamo scelto proprio Casamicciola, siamo ospiti in un hotel di Casamicciola proprio perché ci tenevamo, insomma, un po' a sostenere la popolazione, insomma, a pensare di dare un piccolo contributo per risollevare un po' le sorti di questa zona. No. Proprio no, anche perché ne abbiamo sempre avuti noi veneziane, giustamente, ogni tanto le abbiamo anche avute, quindi siamo abbastanza provate in quello, quindi non facciamo neanche più caso, guarda. C'è stato l'alluvione, bisogno forse di riprendersi, eccoci qua, pronti a dare una mano. Per dare un contributo, insomma, non sono soldi sprecati, ecco, quelli che si spendono venendo a Ischia. La politica a Forio ritorna tra i banchi della nuova maggioranza il consigliere Nicola Monti, per anni esponente di punta delle amministrazioni comunali passate. Nicola Monti rispedisce al mittente le accuse della varietà della coalizione e del ritorno in prima fila di troppi vecchi della politica foriana. Sentiamo.
tra i ritorni in prima linea, Nicola Monti, allora ci eravamo lasciati qualche annetto fa, adesso un rientro, però per riprendere da che cosa? Cosa c'è di urgente da fare qui a Forio che è stato lasciato lì nel dimenticatoio, secondo te? Ma credo che la prima cosa che dobbiamo ricostruire è la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, nella capacità di far partecipare tutta la popolazione a un nuovo progetto di amministrazione comunale. In questo io credo che sia l'elemento principale. Da lì nasce un nuovo paese, nasce un nuovo territorio, nasce una nuova Forio che da tempo stiamo aspettando. C'è sempre, diciamo, il leitmotiv di questa campagna elettorale per discreditare era il vecchio che torna col nuovo. Tu ti senti tanto vecchio o tanto nuovo? Ma guarda, io conosco persone vecchie che sono molto più giovani di me. E l'età anagrafica, il fatto di aver partecipato in altre amministrazioni non significa nulla. In ogni momento della nostra vita, compresa la nostra vita politica, dobbiamo avere la capacità e la forza di essere nuovi, nuovi nel modo di avere un nuovo approccio con la politica, di essere capaci di capire il mondo che ci sta intorno, come è cambiato, e di dare le risposte soprattutto ai cittadini e al territorio. Alcune classi del plesso di Buonopane del circolo didattico di Barano hanno effettuato stamani una visita guidata nei locali della stazione del Carabinieri di Barano e poi nel nuovo municipio. Vediamo. È stata una mattinata davvero molto importante per i piccoli alunni del plesso di Buonopane del circolo didattico di Barano, che sono stati appunto condotti da noi docenti che abbiamo nel corso di quest'anno scolastico svolto un lavoro intenso di sensibilizzazione e sulla legalità, ma soprattutto sulla conoscenza del territorio, sulla riscoperta delle tradizioni, ma soprattutto sui valori che devono essere fondanti del nostro vivere quotidiano. E sono stati attivati tanti moduli di educazione civica, i piccoli si sono impegnati anche grazie all'aiuto dei genitori che sono la forza portante del nostro tessuto sociale. E quindi oggi, questa mattinata, vuole essere il momento ultimo di un percorso che ha entusiasmato tutti quanti noi docenti e i nostri piccoli studenti che oggi hanno fatto la conoscenza della caserma, perché infatti molti di loro non vi erano mai stati, non la conoscevano, e soprattutto l'intento è stato quello di avvicinare le forze dell'ordine ai nostri piccoli perché possano essere considerati da essi degli amici, amici che li tengono per mano e che li accompagnano nel loro percorso. Non ultimo poi il sindaco che ha aperto le porte della sala consiliare e che quindi ha fatto in modo che essi potessero sentirsi parte attiva del comune. E, bella mattina, li abbiamo visti anche molto partecipi i bimbi. Sì, partecipi, entusiasti, d'altra parte i bambini rispondono sempre con un entusiasmo che stupisce noi grandi, anche noi addetti ai lavori, spesso siamo veramente colpiti dalla risposta, delle reazioni spontanee ed entusiaste. Oggi è stata la giornata dei ragazzi della scuola elementare di Buonopane che hanno chiesto di far visita sia alla nostra struttura, la caserma dei Carabinieri, ma anche al comune. Quindi è una giornata piacevole avere i ragazzi al comune, far vedere quali sono le attività e anche mostrare la nuova struttura che loro non hanno ancora vista, visto che è stata rifatta ormai da pochi mesi. Veramente ho visto i ragazzi contenti che sono venuti qua, ma anche contenti della nuova struttura che ha a disposizione il Comune di Barà. È importante che i bambini, anche così piccoli, sentano sia le forze dell'ordine che le istituzioni cittadine come qualcosa di vicino, non come un qualcosa di lontano da loro. Ma certamente, loro sono il futuro di Barano e devono sapere quello che sta facendo l'amministrazione. Io ho accennato a qualche passaggio per i ragazzi, parliamo dell'inaugurazione che ci sarà domenica a Fiano del campo della struttura Giovanni Paolo II, parliamo di un campo più due palestre sotto, e poi a breve ci sarà l'inaugurazione anche a Matarace di un campo playground libero per i ragazzi, quindi penso che l'amministrazione sta andando nella direzione proprio di far stare meglio possibile nel nostro comune questi ragazzi, di farli vivere meglio. Questa è l'iniziativa e l'idea del comune.
La sanità in Campania, c'è ancora una grave carenza di personale sanitario, lo sottolinea a più riprese il consigliere regionale Gennaro Saiello, ma la situazione è ancora difficile. Sentiamo. La pandemia negli scorsi anni ha messo in luce delle gravi carenze del settore sanitario, carenze che in primis riguardano proprio il personale. Tutti, ricordo bene, in quei giorni erano concordi nel dire, diciamo, di intensificare politiche, aiuti e investimenti nella direzione, diciamo, di potenziare il sistema sanitario, a maggior ragione anche quello territoriale più vicino al cittadino. Purtroppo però ad oggi dobbiamo constatare, a distanza di mesi ormai dalla pandemia, che la situazione è ancora difficile, perché mancano medici di base, mancano pediatri, mancano infermieri, mancano OSS, mancano assistenti sociali, fondamentali anche per le ASL e per i comuni. È una questione economica o mancanza di concorsi? Ma i concorsi è proprio qui il nodo. Da un lato abbiamo delle carenze ataviche, e dall'altro canto abbiamo delle graduatorie attive per molte di queste mansioni, di queste professionalità, dove non si procede allo scorrimento. Penso agli OSS, penso ai medici, penso agli infermieri. Abbiamo dei professionisti che, dopo aver superato come idonei concorsi pubblici espletati proprio, diciamo, in questi anni, in questi mesi, attendono invano, diciamo, da giorni di essere chiamati e di essere immessi nella macchina pubblica del servizio sanitario. Manca il personale in strutture principali napoletane, sono di riferimento anche regionale e italiane, ma il personale manca anche in luoghi particolari, a partire dalle isole. Assolutamente sì, le isole pagano uno scotto maggiore, sembrano quasi, diciamo, essere dimenticate rispetto agli ospedali, al sistema sanitario che comunque funziona sulla terraferma. In questi giorni ho ricevuto proprio delle segnalazioni da persone con patologie che non possono fare TAC, che non possono fare alcuni screening specifici perché sull'isola non ci sono e sono costretti ad andare sulla terraferma, insomma, ad attendere anche delle liste d'attesa enormi. È evidente che questo è un settore fondamentale, lo abbiamo visto con la pandemia e noi ci auguriamo che questa amministrazione, al di là delle chiacchiere, al di là delle dichiarazioni, diciamo, quasi spot, si dedichi realmente, si focalizzi realmente sull'aggiustare le cose negli ospedali, nelle ASL e in un sistema sanitario, ripeto, carente. Voglio solo dare un dato giusto per far capire di cosa parliamo. Nella sola città di Napoli mancano 140 medici di base, ne dovrebbero essere 640 per una proporzione con i cittadini, ne sono solo 500 e nessuno provvede ad accelerare una procedura, diciamo, che già esiste. I medici già formati, che sono negli elenchi, già ci sono. Non capiamo ancora oggi cosa si aspetta a comunicare le carenze in ogni distretto sanitario e soprattutto quando ci si sbriga ad immettere giovani medici. Ad Ischia apre Abbracciami, la prima braceria alla riva destra, un progetto ambizioso della famiglia Cardamuro. Ieri sera l'inaugurazione, che ha riscosso grande successo di pubblico. Vediamo il servizio. Oggi inaugurazione sulla riva destra di Abbracciami. Siamo con Anna Rita, Jenny, Massimo e Alma. Come nasce questo bel progetto? Allora, questo progetto nasce dall'idea di dover lavorare un po' anche d'inverno, allora la carne ci sta. È quello che manca sulla riva destra, diciamo. Diamo anche l'alternativa di pesce, ovviamente, per chi vuole mangiare anche pesce ci sarà anche quello, però effettivamente quello che mancava in riva destra era la carne. E l'idea Abbracciami è un po' un misto tra un abbraccio e l'abbrace, e noi cerchiamo di abbracciare i nostri clienti. Ospitalità, accoglienza, ma soprattutto un ricco menù, ne vogliamo parlare? Sì, un menù ricchissimo, abbiamo dei bellissimi antipasti fatti di sfiziosi, salumi particolari, abbiamo dei bellissimi primi e poi abbiamo la carne, che è il nostro punto di forza, le nostre lombate, diciamo. Quindi quale sarà proprio il piatto forte? Ma penso un po' tutti saranno piatti forti, sono un po' tutti particolari. Abbiamo delle chicchette con lo zafferano, che è il nostro piatto, abbiamo delle lombate molto molto buone
E poi abbiamo tante altre cose da fare, da assaggiare, anche i nostri dolci e molto gli antipasti, perché noi puntiamo molto anche sul discorso aperitivo. Che questa sera si taglierà il nastro. Come si svolgerà questa inaugurazione? Beh, noi daremo il privilegio ai nostri mariti di tagliare il nastro, perché comunque è un loro sogno. Noi li abbiamo accompagnati in questo progetto, però è il loro sogno quello di aprire un locale, li affiancheremo, però sarà loro il diritto di tagliare il nastro. Una notizia di calcio: il forte attaccante Franco Padin, dopo una stagione tra l'altro ricca di soddisfazioni per la squadra e per lui, saluta Ischia Calcio. Un campionato vinto e 15 reti realizzate sono il consuntivo di Padin in maglia gialloblu. Sono onorato, scrive Padin, di aver fatto parte della storia dell'Ischia Calcio e sono molto grato a tutta l'isola e a tutto il popolo ischitano per come hanno trattato me e la mia famiglia. Un ringraziamento anche per tutti i tifosi, le persone che hanno lavorato insieme a loro e soprattutto i miei compagni, dice Padin, che sono diventati amici e fratelli e che rimarranno per sempre nel mio cuore. Il Parco del Fusaro di Bacoli ha accolto in questi giorni la pluricampionessa georgiana di scacchi, nonna Gaprindashvili, un'occasione unica per gli amanti del gioco che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e sfidare la prima donna in assoluto capace di ottenere il titolo di Gran Maestro. Vediamo il servizio. Una partita in simultanea affrontando 13 avversari diversi, impresa impossibile per chiunque, ma non per chi ha scritto la storia. Direttamente dalla Georgia arriva a Bacoli nonna Gaprindashvili, 5 volte campionessa del mondo di scacchi e prima donna in assoluto a conquistare il titolo di Gran Maestro al cospetto di un mondo in passato riservato solo agli uomini. Durante una visita in Italia, dove è venuta per ammirare da vicino le gesta del suo connazionale calciatore del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, Gaprindashvili ha accettato l'invito della scacchistica partenopea e si è concessa una gita nel cuore di Campi Flegrei. Accolta al Parco del Fusaro, la campionessa oggi ultra ottantenne ha visitato la casina vanvitelliana prima di cimentarsi sulla scacchiera dove, come di consueto, ha dato spettacolo. Contro i giocatori partenopei, il bilancio finale di 7 vittorie, 6 patte e nessuna sconfitta per la georgiana, a cui anche la piattaforma Netflix si è ispirata per la celebre serie TV La Regina di Scacchi. Il commento di una mattinata ricca di emozioni spetta al presidente del Consiglio Comunale di Bacoli, Mauro Cucco. Bacoli sta diventando sempre più la città degli scacchi dopo la scacchiera in Villa Comunale, l'evento qui della tappa del campionato italiano voluto dalla federazione qui alla Sala Ostrichina, in virtù di rapporti che stiamo cercando di allacciare anche con diversi operatori turistici, approfittando di questo flusso di georgiani che ci sono a Napoli per via del calciatore del Napoli Kvaratskhelia, cercando di coinvolgere anche l'area flegrea. Qui siamo venuti a conoscenza del fatto che Kvicha Kvaratskhelia e i suoi familiari avevano invitato nonna Gaprindashvili, che è questa campionessa mondiale da quando aveva 21 anni, oggi ne ha 85, quindi sono 60 anni di dominio nel mondo, e quindi abbiamo pensato anche insieme alla scuola scacchistica di Napoli, a Partenope, di venire qui, di ospitarla e di farle visitare la casina e anche di giocare una partita in simultanea con diversi giocatori qui nella Sala Ostrichina. C'è anche un'idea, quella di fare un gemellaggio tra Italia e Georgia partendo da Bacoli, proprio nel segno degli scacchi? Ma diciamo che c'è la volontà, anche ascoltando un po' le dinamiche che sta curando soprattutto, devo dire, l'assessore Mariano Scotto di Vetta, di stilare questo protocollo d'intesa tra amministratori dell'area flegrea e amministratori di questa regione di Sangre Melo, che in Georgia, da cui vengono sia Gaprindashvili che Kvaratskhelia, e quindi per cercare di far sì che centinaia di turisti georgiani che vengono soprattutto quando c'è la partita del Napoli in casa e si trattengono qui con voli charter per visitare Napoli vengano anche nei Campi Flegrei, allo stesso modo anche dal loro punto di vista sviluppare un turismo di una Georgia che scopriamo soltanto ora essere un paese da mille ricchezze. Anche noi paghiamo questo gap storico rispetto alla penisola sorrentina, rispetto alla costiera amalfitana, e quindi cerchiamo di unire queste due cose. Bene, ed ora come sempre spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsione per domani: al mattino sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni, in montagna schiarite alternate a nubi sparse.
Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Bene, chiudiamo qui, vi lascio in compagnia dei nostri programmi e ci ritroviamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.